Ciao ragazzi e ragazze, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio di The Sims 4, ragazzi. Siamo tornati nella famiglia di Gavin Richards. Quindi oggi abbiamo le nostre piccole Raven e Regan di cui ci dovremo occupare. Vi volevo anche informare che sono riuscito, giocando diciamo un po' off camera, diciamo, off rec anzi, fare quello che dovevamo fare con Don Lotario all'ospedale, perché non riuscivo a praticamente diagnosticare una vera e propria malattia e ci sono riuscito. Bastava andare al lavoro un po' concentrato e fare tutte le analisi che di cui aveva bisogno il paziente. Regan è entrata nella fase schizzinosa. Ah, giusto per non farci mancare nulla. Oggi Zoe Patel andrà al lavoro. Ovviamente ragazzi, ancora siamo un po' lontani dalla promozione, ma ovviamente siamo a livello 8, quindi sarà sempre più difficile farla, diciamo, ottenere la promozione. Però io mi auguro di riuscire a completare e a portare al massimo questa carriera di progettista floreale. Non ci manca tantissimo, in realtà il livello di giardinaggio dovremmo riuscirlo a fare anche in questo episodio, mentre i due livelli, diciamo, di composizione floreale sono un po' più difficili. Tra l'altro oggi è Capodanno, in realtà, in questo gioco, e non lo so se porterò a termine queste cose oppure no. Invece il nostro Gavin deve fare il livello 8 di scrittura, ragazzi, e oggi siamo a casa dal lavoro. Quindi io direi di... Allora, Raven, ragazzi, è da tutto... anche dal giorno prima che mi sta facendo il troll nei forum. Quindi sta aumentando a dismisura la sua empatia in maniera negativa. Quindi penso che beccheremo il tratto insensibile. E io adoro, perché questi tratti al negativo non li ho mai provati. E quindi voglio assolutamente vedere cosa succede avendo il tratto insensibile. Soprattutto perché con l'arrivo di The Sims 4 nuove stelle, Get Famous, mi piace di più in realtà, voglio farla diventare un po' VIP, sì, ma a livello, diciamo, in maniera negativa. Quindi non vedo l'ora di vedere questa cosa. Tra l'altro dobbiamo giocare a scacchi. Dobbiamo giocare a scacchi, sono le 8 del mattino, loro non vanno a scuola, quindi io direi che mettiamo l'abito invernale alla nostra Raven. Tipo, cambia abito. Sì, ok, tanto troll nei forum lo possiamo fare. Abito invernale. E andrei a giocare a scacchi, dato che qui abbiamo la fortuna di avere questo pontile innevato che io adoro. E possiamo giocare con qualcuno. Vediamo con... giochiamo con Gavin, Zoe, no? Ma c'è una Janine Richards, quindi io sfrutterei questa cosa, che c'è Janine, che sarebbe poi la zia di Raven, ma non so se loro si conoscono, pur essendo zia e nipote, ma vediamo subito. No, io farei una presentazione scortese, ragazzi, perché la nostra Raven è una bambina che appunto è un po' cattivella, quindi vediamo un po' se riusciamo. Schernisci l'abito, deridi. Fai ruotare il generatore di rumore delle festività di vigilia di Capodanno. Tutto a posto. Impara a conoscere, livello 2 di abilità mentale. Quindi vediamo un po'. Occupiamoci adesso un attimo di... ah, Regan carina invece, che se la fa col padre, guardano i cartoni animati. Molto bene, ma dovrebbe andare in bagno, quindi io la manderei in bagno subito. Mentre il nostro Gavin Richards, che non fa altro che pensare, chiedi a Zoe della sua giornata, un marito con i controfiocchi. Io direi che possiamo venire qui. Possiamo già scrivere un articolo? Non possiamo scrivere un articolo perché dovremmo... volontà negata, però possiamo scrivere appunto il libro, così da fare il livello 8 di scrittura, che ci serve per il lavoro, e poi magari ci occupiamo degli articoli. Vediamo invece la nostra Regan. La nostra Regan è super positiva, ma lei non deve andare al lavoro? Scusate. Questa sta dormendo, giustamente, sabato mattina anche per lei, ma lei il sabato e la domenica lavora, quindi muoviti e vai a lavorare. E la nostra Regan invece dovrebbe fare i compiti innanzitutto, quindi io direi di facciamo i compiti con Regan, appunto. Oh, nella camera dei genitori, che carina. Vediamo se la nostra Raven ha finito. Sta parlando con la zia Janine, ma con la zia...
chiedi di fare aeromazia, che non ho mai capito cos'è. Parla dei giocattoli. Entusiasmati per i dolci. Allora, cosa abbiamo? Conto alla rovescia della mezzanotte. Poi stabilisci dei propositi. E qui cosa abbiamo? Spirito festaiolo. Sì, bello, stendetevi nella neve, mi sembra giusto. Spirito festaiolo. Canta delle festività della vigilia di Capodanno. Così magari. Bellissimo, rapporto dei diritti d'autore. Ovviamente non guadagniamo chissà quanto, però ragazzi, guadagnare qualcosina in più non è mai male. Dobbiamo anche stabilire dei buoni propositi. Potremmo anche provare. Penso che devo fare così. Stabilisci un proposito. Allora, migliore rendimento a scuola. Completa la pietra miliare di un'aspirazione. Ricevi una promozione negli scout, ma non siamo degli scout. Aumenta un'abilità. Sali di livello in qualsiasi abilità avendo almeno 7 giorni per realizzare il proposito. Potremmo effettivamente fare questo, ma io voglio rischiare. Quindi io direi di completare la pietra miliare di un'aspirazione. Potrebbe essere un ottimo proposito, ragazzi. Cosa dobbiamo fare? Giocare un'altra partita a scacchi. E quindi, dato che c'è Janine, io direi di sfruttare la situazione e giocare ancora con lei a scacchi. Lei ha finito di fare i compiti. Ma che fa? È malata. Nausea per la malattia. Oi oi. Non abbiamo... Abbiamo delle medicine da qualche parte? Credo di no. No, qui abbiamo solo ed esclusivamente libri. Potremmo ordinare delle medicine, così la nostra bimba viene curata. Internet? No, qui c'è ordina. Ordina, acquista la medicina. Ne ordinerei due, dai, visto che ci troviamo. Voilà, e una. La mettiamo... Oddio, aiuto. La metto qui. Bene, l'altra la lasciamo da Gavin. Prendi la medicina. No, che prendi la medicina? La bambina deve prendere la medicina. Vieni qui e prendi la medicina, così ha fatto anche i compiti. Che carino. Schizzino. No, ragazzi, comunque la fase infantile. È bello essere schizzinosi. Tieni tutte quelle odiose misture culinarie alla larga dai sim. Preferirà consumare il suo pasto veloce preferito. Vabbè. Quindi lei ora si mangerà solo patatine, perché nella fase schizzinosa della sua, del suo essere bambina. Allora, gioca su una palestrina da gioco con lo stato emotivo giocoso. Io direi di venire qui e scivolare sulla trave e giocare come pirata. Chi c'è qui tra l'altro? Elia Francioso. E mi piace. Chiedi della sua giornata. Loro sono i bambini cresciuti anche dei Francioso. Ah, tra l'altro ragazzi, volevo avvisarvi che, dopo che me l'avete chiesto, ho fatto adottare un bambino alla nostra coppia gay. Ho fatto adottare un bambino al nostro Mitchell e al nostro Joaquin. Si chiamava Giuseppe, ma ho deciso di modificarlo in Joseph, così da rimanere con i nomi un po' più americanizzati, almeno per quella famiglia. E la sua, diciamo, età è da bambino, ragazzi. Così appunto da crescere insieme a queste due gemelline. Però non ci giocheremo, non sarà un bambino attivo, sarà diciamo una conoscenza passiva per quanto riguarda le nostre ragazze. Quindi farà parte insieme a Lavinia e a Elia del gruppo di bambini, appunto. Proposito realizzato. Ah, abbiamo già realizzato il proposito, perché abbiamo la pietra miliare. Quindi non è fare tutta l'aspirazione, ma è semplicemente fare un blocchetto dell'aspirazione. Molto meglio. Lei sta cantando. Perché lei canta? Non si sa. Canta delle festività. Molto bene. Condividi l'entusiasmo della vigilia di Capodanno. E poi amichevole ancora. Condividi ancora sto condividi. Fai ruotare il generatore di rumore. Lancia coriandoli per la festività di Capodanno. Ci piace, ci piace, ci piace. Questo è il conto alla rovescia. Per partecipare guarda il conto alla rovescia della mezzanotte alla TV. Il conto alla rovescia sarà disponibile alla TV dopo le 23. Quindi magari sì, capita anche di sabato, ragazzi. Quindi magari potremmo stare svegli fino alle 23 e provare a fare il conto alla rovescia. Magari lo facciamo tutti insieme. Sì, amica, tu dovresti diventare giocosa. Come facciamo a diventare giocosa? Giocando, magari. Allora, veniamo qui. Guarda, gioca al... Gioca una partita multigiocatore, smania di feste, Elia e Gavin. Vai, giochiamo anche col papino. Basta. Perché lei viene segnata così?
Amica, vieni qui, siediti. Ok, e... gioco una partita multigiocatore, di nuovo. Ragazzi, ci sono un paio di bug. Non ce la possiamo fare. Va bene, allora vai a mangiare, vediamo se riusciamo a mangiare almeno. Niente. Ah, non c'è nulla da mangiare, tutto a posto. Fai un pasto veloce e mangiati... cracker al formaggio. Non riusciamo. Allora, io credo ci sia un bug, quindi provo a uscire e rientrare dallo scenario e vediamo se si modifica almeno questo bug. Eccoci rientrati in game. Si è levato per fortuna il bug dalla nostra Regan ed è tornata anche Zoe da lavoro. Non so perché e per come, ma va bene così. Allora la facciamo giocare anche a lei con la figlia. Intanto la nostra Raven Richards sta tornando a casa e sta andando a mangiare. Consegui livello 5 di abilità mentale, finisci i compiti quando hai la mente concentrata. Ora siamo ispirati in realtà. Quindi consegui livello 5 di abilità mentale. Come possiamo fare? Gioca a scacchi o svolgi altre attività intellettuali. Grazie alla cipollina. Cosa possiamo fare? Esercitati nella battitura. Naviga sui siti web adatti ai bambini. Magari sviluppiamo qualche abilità mentale. Non lo so, vediamo, proviamo. Intanto lei sta giocando. E cosa sta sviluppando in tutto questo? Abilità motoria. Se giochi ai videogiochi sviluppi l'abilità motoria. Questa è una delle grandi scoperte che The Sims ha fatto. Perché sviluppi appunto, il mio ragazzo mi suggerisce, sviluppi il movimento delle dita sulla tastiera o sul joypad. Va bene, può essere. Quindi sicuramente si dimagrisce facendo questa cosa perché sviluppi l'abilità motoria. Basta Zoe, grazie. Te magari, dato che sei tornata prima dal lavoro e non si sa perché, è giocosa. In effetti è giocosa, ragazzi. Quindi andiamo. Spero che questa sia la palestrina da gioco in realtà. Perché altrimenti siamo nella cacchina. Dobbiamo andare in un altro. Guardate quanti bambini ci sono. Ma c'è sia Lavinia che Elia che anche, chi sei tu? Ivy Delgato. Che avevamo già conosciuto però Ivy, giusto? Mi sa di sì. No, con l'altra l'avevamo conosciuto. Per ora la conosciamo anche noi. Speriamo di fare. Gioca su una palestrina da gioco. Qual è la palestrina da gioco? Spero sia questa. Gioca sulla trave e non sia... Sì, l'abbiamo fatta! Consegui livello 5 di abilità motoria. Quindi ragazzi dovremo giocare ai videogiochi per l'abilità motoria. Esercitati nella battitura. Anche la battitura al computer, ragazzi. Quindi l'abilità motoria per quanto riguarda The Sims 4 bisogna stare al computer. Non giocare qui al parco con i bambini non ci piace. A noi ci piace stare davanti al computer. Tutto a posto. Gioca con... Ma crea un gruppo con questi bambini. Non fare la bambina... Oh, guardate quei due fratellini. Aggiungi al gruppo. Sì, Lavinia e anche Elia, vai. Azioni, aggiungi al gruppo. E gioca come pirata insieme. Tutti insieme. La sorella, Raven, la gemellina. Che poi sono due coppie di gemelli, ragazzi. Due coppie di gemelli e la sorella niente. Non ci interessa. Noi non vogliamo stare a contatto con gli altri bambini. Non ce ne frega niente. Intellettuale. Devi giocare a scacchi per fare le cose intellettuali. Gioca con... Giochiamo almeno con... Non lo so. Continuiamo con Janine Richards. Va bene, continuiamo con Janine Richards. Zoe Patel, amica. Andiamo a fare una composizione floreale. Tanto ti serve per il lavoro. Composizione floreale. Metterei tutti. Farei, non lo so. A questo punto siamo a livello 6. Andiamo sul 4. Gelo mattiniero. Ci può piacere, vai. Oddio, e poi io direi di potare la forma. Forma giocosa. La proviamo, visto che ci troviamo. Livello di scrittura, tesoro. Vieni qui e scrivi ancora libro. Esercitati a scrivere, anzi, via. Lei sta giocando. Benissimo, i bambini sono andati via perché la simpatia della nostra Regan è arrivata a Simon Pancakes che non vuole crescere. Lei dovrebbe essere adolescente, ragazzi, la nostra Simon, perché è cresciuta con Evelyn. Niente, zero. Però siamo per fare il livello 4 della motoria. Ora Regan può
giocare a comandante della tastiera al computer. Niente, l'abilità motoria, comandante della tastiera, tutto a posto. Tesoro, torna a casa e vai a mangiarti qualcosa. Fai un pasto veloce perché non può mangiare altro. Crocchette di pollo almeno, magari è qualcosa di meglio. Lei gioca con la zia. Ormai queste sono diventate... parla dell'animale preferito, ci piace. Racconta una barzelletta sul cibo rivoltante. Fare una faccia buffa, ci piace. Lui sta scrivendo, benissimo. E la nostra re Zoe sta ancora componendo vasi di fiori. Vabbè, ci può stare, ci può stare. Niente ragazzi, volevo prendermi questo episodio appunto per giocare proprio attivamente un po' con questa famiglia, che non voglio diventi solo eventi per quanto riguarda season, stagioni e cose del genere, ma voglio anche giocare e andare avanti prima, anche perché a breve arriverà appunto la nuova espansione, quindi cioè, poi avremo di cose da vedere grazie alla nuova espansione. Questo gameplay continuerà, nonostante tutto noi avremo un gameplay finalizzato solo a vedere appunto Begonia, Paradiso in Rosa. Dicevo, avremo un gameplay finalizzato a vedere tutto ciò che è uscito con la nuova espansione, però ovviamente non potremo far finta di nulla, nel senso che andrà la nuova espansione a modificare anche il nostro gameplay normale. Tra l'altro i bambini sono qui. E amica, dato che sei un gruppo, distenditi, balla insieme ai gemellini, dato che ormai hai formato un gruppo e te li sei portati a casa, tutto a posto. Almeno diventati amici, non lo so. Il bambino di Mitchell e Joaquin non ve lo faccio vedere adesso perché lo voglio modificare e farlo carino anche lui. E... perché i bambini sono qui e lei balla in cucina? Misteri di The Sims 4, in generale di The Sims. Ok amica, basta, sono le 19:30, vai in bagno e vai a mangiare. Lei in tutto questo sta ancora floreando qui, sta ancora componendo. Lui ha paura dei gatti? Non ci credo. Aiuta Raven con i compiti, che bravo. Asciuga. Ah ragazzi, in tutto questo dovremmo bloccare la porta per tutti gli animali. Però lo dobbiamo fare quando non ci sono animali in casa. Per ora abbiamo un animale in casa, un gattino in casa. Perché va bene, gli animali sono belli. Vorrei prendere anche un gatto per questo, per questa famiglia. Ma ragazzi, perché è salito sul frigorifero? Tutto a posto. Prepara un pasto da gourmet? No. Ah, sta pulendo tutta casa. Bravo, che marito. Allora, cara la mia Regan, io direi che possiamo innanzitutto sciogliere il gruppo, così se ne vanno ognuno alle proprie case, diciamo. Sciogli il gruppo. E amica, tu cosa dovresti fare adesso? Livello 5. Ah, la battitura. Vieni qui a... vieni a battere, insomma. Al computer, ovviamente. Come si fa? Esercitati nella battitura. Ci siamo. 4 ore dobbiamo esercitarci nella battitura. Chiacchiera con Elia, quindi ci sono desideri già da bambina per Elia. Tutto a posto. Lei sta mangiando, dovrebbe fare solo il conto alla rovescia. Però ragazzi, devo essere sincero, fa i compiti e vediamo se il papà la può aiutare. Dove è andata a fare i compiti? Ah, in camera. Carina. Aiuta a fare i compiti. Vai, tanto il tuo desiderio. Vieni qui, aiutala a fare i compiti. Perché abbiamo una macchina fotografica? Ma va bene, ci sta. Lei non ha fatto ovviamente la composizione floreale, ma è una gioia. Qui cosa abbiamo? Cosa possiamo fare? Innesta, fai una... parla la pianta. E cerchiamo di fare questo livello 9. E qui possiamo vendere. Assolutamente. Tra l'altro ragazzi, volevo dirvi che ho già iniziato a creare le famiglie per quanto riguarda il nuovo gameplay su The Sims 4 Nuove Stelle. E diciamo che non useremo una famiglia che ci dà la nuova espansione, perché ho visto che c'è solo la famiglia, quella di Vanessa, e sinceramente era come usare i Climate per quanto riguarda Season. E quindi ho creato, diciamo,
due famiglie in realtà. Avremo due protagonisti, non vi voglio dire se sono femmine o maschi, ma ci saranno due protagonisti e ho creato una piccola storiella, ma non saranno da soli, nel senso che comunque ho creato anche le loro famiglie, proprio vere e proprie, fratelli, padri e quant'altro, perché comunque volevo avere un seguito, volevo avere delle famiglie vere e proprie. Cosa fa? Non è riuscita a fare nulla, ma tutto a posto. Fai una ricerca ancora e fai una ricerca. Potremmo anche prendere un germoglio e la nostra Raven è andata a nanna, però ha fatto i compiti, quindi molto brava. Ha aumentato la responsabilità addirittura. Sì, tanto a noi ci interessa prendere il tratto insensibile con lei. Con lei credo che invece vorrei fare la risoluzione dei conflitti, così da essere proprio all'opposto della sorella, ma non so, non lo so effettivamente. Esercitati nella battitura. Ah, lei si sta esercitando nella battitura. Brava, piccola stella. Ce la puoi fare, dai Zoe. Ce la puoi fare, fammi almeno un cavolo di nono livello del giardinaggio, così ce lo leviamo davanti. Forse ragazzi questi livelli di abilità potrei anche farli off gay, no, off camera. Sì, off registrazione, perché io non uso la camera effettivamente. Livello 5 di battitura, brava, sei una battente, insomma. Una combattente che veste la marinara, magari. Niente, facciamo anche la quarta ora, così facciamo un'altra pietra miliare della nostra aspirazione. Lei vorrebbe mangiare, ma noi la mandiamo a letto, perché cosa vuole fare con la bambina? Sì, amichevole con Raven. Allora, tutti vogliono essere amichevoli e fare qualcosa con Raven, ma non sanno questi genitori che Raven in realtà sta diventando una birbantella bricconcella cattivella, insomma. Lei ce la può fare? Dai, con questa quarta ora, così poi chiudiamo questa puntata, su via. Voilà, l'abbiamo fatto! Quindi attraversa la struttura d'arrampicata tre volte, ottieni un primato nel gioco di battitura, addirittura e consegui livello 10. Fatemi... Ah, è anche l'ultimo blocchetto, quindi ragazzi, secondo me potremmo prendere il, diciamo, il tratto premio per l'aspirazione con la nostra Regan. Vai in bagno prima che te la fai addosso. Quindi niente ragazzi, io direi che questo episodio può terminare qui. Mi piaceva giocare un po', proprio usare questo weekend, questo sabato dei nostri sim, per andare avanti con le loro abilità, fortificare diciamo la loro personalità. Ovviamente ragazzi, spero di riuscire a fare i livelli con le abilità con la nostra Zoe, perché vorrei, prima del pensionamento, perché sennò per diventare anche anziani, vorrei massimizzare questa carriera che è stata aggiunta con The Sims 4 stagioni, così appunto da riuscire a vedere tutti i livelli di quel lavoro prima di passare poi a comunque le nuove carriere aggiunte con The Sims 4, Get Famous o Nuove Stelle. Un capodanno da non ripetere, ma va bene così. Non mi interessava vederlo, sinceramente, il capodanno, anche perché negli scorsi episodi abbiamo visto il Natale. Quindi niente ragazzi, come al solito vi dico, mettete un mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così da rimanere aggiornati e potete rimanere aggiornati sugli episodi appunto che usciranno. E quindi per rimanere aggiornati, se siete già iscritti, potete cliccare sulla campanella, così che vi possa arrivare la notifica. Ovviamente, come al solito, vi chiedo di commentare, perché i vostri commenti sono fondamentali per avere un'interazione fra di noi e conoscerci meglio, e sulle vostre idee che avete riguardanti questo gameplay. E quindi niente ragazzi, vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!